Ciao a tutti, io sono Paola Barbato e sono una sceneggiatrice della Sergio Bonelli Editore. Volevo parlarvi di UT, è una miniserie che la casa editrice farà uscire molto presto, alla fine di marzo. Ci sarà un'anteprima a Cartoon Mix e troverete me e Corrado Roy. Io sono la sceneggiatrice e lui è il disegnatore al Mondadori Store in Piazza Duomo a Milano il 22 di marzo alle 18:30. Per l'occasione avremo un incontro con il pubblico, potremo parlare di che cos'è questa miniserie e non solo di che cos'è in senso stretto, cioè è una miniserie fin qui ci siamo, ma che cosa ha rappresentato per noi due. Ci abbiamo lavorato per 10 anni, in realtà Corrado ci ha lavorato per molto più tempo, circa 40 anni, perché l'idea di questa miniserie l'ha avuta quando aveva 16 anni ed aiutava i suoi genitori a, diciamo, a vendere al mercato oggettistica varia. Su questo dettaglio non sono ferratissima, quindi non chiedetemi molto di più. E in pratica questa miniserie rappresenta tutto quello che è Corrado, il suo modo di vedere il mondo, la sua visione dell'arte, la sua visione della bellezza, il modo in cui ha inquadrato l'umanità, che non è un dettaglio da poco. Che genere è? Che genere è una bellissima domanda. UT non ha genere, UT fa genere da solo. Praticamente tutto ruota intorno a ciò che non viene detto, a ciò che non viene mostrato, a ciò che sappiamo che c'era prima, perché prima di UT c'era l'uomo e l'uomo non c'è più. In che senso non c'è più l'uomo? Non è semplicissimo. Si sa che l'uomo si è estinto spontaneamente, sembrerebbe. Non è un post-apocalittico, non abbiamo un dopo bomba, non abbiamo palazzi distrutti, non abbiamo residui di monumenti. Abbiamo una strana società che è costruita su quel che resta in senso proprio stretto, ciò che è rimasto dell'umanità, una eredità molto magra alla fine, molto grama. Alcuni ne parlano molto bene dell'umanità, alcuni ne parlano veramente malissimo. UT è uno dei personaggi della serie, è proprio un nome di persona. Persona non specificata perché sappiamo che non ci sono uomini, quindi UT appartiene a una delle tante nuove specie che popolano il mondo. Queste nuove specie, diciamo che rappresentano una specie di forma più primitiva dell'umanità o comunque della vita sulla Terra, sempre ammesso che l'umanità debba essere presa come punto di partenza e non come tristissimo punto di arrivo, un'idea che viene abbastanza spesso suggerita in UT. Abbiamo un ambiente completamente devastato, non riconoscibile, non riconducibile a nulla. Non abbiamo metropoli, non abbiamo città, non abbiamo paesi. Abbiamo uno spazio vario che è molto povero, povero di interesse, povero di fascino. Ci sono queste specie strane, bizzarre, antropomorfe, che si divorano le une con le altre. Abbiamo una totale assenza di sentimenti, di desideri, di pulsioni. Sembra che tutto si sia assottigliato fino a rendersi evanescente nel tempo che ha seguito la scomparsa dell'uomo. E in questo tempo Corrado ha immaginato la presenza di una speranza non meglio specificata, non meglio definita, la speranza in qualcosa di nuovo. Ve ne parlerà lui, ve ne parlerò io. Ci possiamo trovare tutti quanti al Mondadori Store il 22 di marzo alle 18:30. Vado all'asilo a prendere le mie figlie. Ciao!